Laudetur Jesus Christus. È una gioia, amati figli di Oriente del Santo Rosario, poter pregare insieme con voi in questa sera nelle quali ho potuto condividere questo momento solenne di preghiera nel giorno dedicato alla difesa del cristiano attraverso la potenza divina manifestata in San Michele Arcangelo, difensore per eccellenza delle nostre vite e delle nostre vite cristiane, per il nostro cammino spirituale. Perciò non siamo mai soli, sappiamo di avere una potenza a nostra difesa, e la presenza di San Michele Arcangelo questa sera, mentre i vostri occhi erano rivolti e pieni di amore alla Beata Vergine Maria, sapere che questo grande arcangelo è al nostro fianco contro le insidie del diavolo. Sicuramente il vostro amore per la Madonna, manifestato nella stessa mascolinità della nostra natura umana, è la rappresentanza dell'essere cavalieri per potanta regina. Al suo servizio e alla sua lode ha angeli e santi in paradiso. Qui sulla terra riceve la gioia, l'amore filiale di uomini che manifestano l'amore spirituale e tenero, dolce, mentre la vita ci fa perdere la dolcezza, la tenerezza, perché le corse ci portano anche a perdere un po' il senso dell'orientamento di questa serenità e dolcezza, proponendoci sempre pensieri concomitanti alla vita cristiana che ci fanno esulare dal pensare a Dio. Invece voi siete la testimonianza reale, presente e visibile di una risposta sempre piena d'amore e di tenerezza, nonostante la società, il modo di vivere in questo modo, che la presenza di Maria nella nostra vita ci fa mantenere fedeltà e fermezza ai doveri della vita cristiana, non perché sono legalisticamente raccomandanti, ma per amore. La cavalleria del vostro donarvi a Maria vi fa nobili. Il vostro animo è nobile. Siete uomini nobili, perché cavalieri di cotanta regina al nostro mondo, cavalieri di Maria. E non è scontato nel nostro millennio, quando il tempo ti fa capire o ti propone che la ripetizione mnemonica delle Ave Marie è insignificante. Noi invece sappiamo, e voi fate scoprire a un mondo intero con il vostro donarvi ogni venerdì, con il vostro eccomi alla preghiera del Rosario, che quella ripetizione di Ave Marie è un sottofondo musicale che armonizza la vostra meditazione, che si sofferma sui misteri della vita di Gesù e di Maria come quadri che passano alla mente, alla quale cerchiamo di uniformare le nostre vite, nelle nostre situazioni di vita. Ognuno ha la propria situazione di vita, e sicuramente in ogni famiglia, in ogni situazione di vita, questo non esula dalle croci da portare. Probabilmente difficoltà ne abbiamo tutti, casa per casa trovate una croce da portare, ma il vostro ripetere quelle Ave Marie con la nostra voce, mentre il cuore e la mente sono fisse sul mistero di Cristo unito e intrecciato con quello di Maria, ci fa coniugare, a prendere quei modelli, quell'esempio di vita per trasportarlo nella nostra vita. E allora non abbiamo più occasione di sconforto, di tristezza o di solitudine, perché sempre accompagnati. E quel continuo prega per noi, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, diventa un continuo dire da parte del cavaliere alla sua dama: ti amo, ti amo, ti amo. E quella risposta di Dio al nostro cuore diventa a sua volta una dichiarazione d'amore continua. Se vi portassi uno per uno a fare memoria dei momenti in cui vi siete innamorati delle vostre mogli, quando avete per la prima volta poggiato il vostro sguardo, la vostra mente a guardare le vostre donne, a dire: che bella, questa la penso la moglie per la mia vita, questa individuo che è la seconda mia metà, la parte della mia vita.
Quando avete guardato quello e avete cercato di orientare il vostro innamoramento verso quella donna, e la vostra vita si è sentita piena e avete camminato in pienezza verso la realizzazione di vita che vi ha fatto creare famiglia. Ora questa si evolve in una crescita sempre più profonda a guardare la donna per eccellenza, che è la Madonna, la mamma, il modello, l'esempio di tutte le donne. E se avete individuato come belle più di nessun'altra le vostre personali mogli, immaginate quando guardiamo Maria, come questa bellezza diventa il fulcro che ci attrae tutti. Guardare la bellezza di Maria non è come quella umana, perché porta a una bellezza infinita, squarcia i cieli la bellezza di Maria e ti fa vedere la profondità del paradiso al quale ti senti proiettato e appartenente già mentre sei qua, perché l'abbraccio di Maria ti fa sentire che quella vita ti appartiene, è tua e nessuna te la può strappare. Una vita che non si chiude con la descrizione di quello che avviene in questa valle di lacrime. Gliel'abbiamo cantato, terra d'esilio, ma con te abbiamo vita, speranza e fiducia. Vita, dolcezza e speranza nostra, le abbiamo detto. E mentre lei squarcia i cieli per farci vedere la bellezza della vita che ci attende, quel ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo in crescendo, porta continuamente a desiderare un rapporto sempre più profondo con lei. Ed è lei stessa che attrae i vostri cuori, cari e amati pionieri. Pionieri, già la parola vi fa sentire il valore dell'eccomi che avete dato a Dio. Lo avete fatto attraverso una riflessione personale, perché aderendo a questo particolare gruppo di preghiera ci avete dovuto per forza riflettere, perché è una via particolare, seguendo il carisma e lo spirito che Dio ha suscitato attraverso Don Alessandro. Perché non è una via comune come tutte le altre. Quanti gruppi si trovano nelle parrocchie della falsa chiesa? Eppure non trovate l'armonia che c'è fra di voi. Si organizzano pizze da andare a mangiare, uscite di qua, uscite di là. Ma quale armonia c'è all'unisono? Come le vostre voci che dicono continuamente, dietro alla ripetizione di quelle Ave Maria, prega per noi peccatori, con un cuore che dice ti amo, ti amo. E più lo dite, più vi sentite innamorati. Quando guardavate le vostre ragazze, prima di sposarvi, quel ti amo che dicevate a tua moglie, signor Presidente, a tua moglie, carissimo. Ogni volta che dicevate ti amo, lo dicevate con un riempimento sempre nuovo e diverso. Ogni volta quel ti amo non aveva lo stesso sapore, tanto che lo ripetevate tante volte, ma non vi stancavate mai di dire ti amo, perché era sempre nuovo, cresceva quel rapporto, cresceva di desiderio di stare con la vostra donna. Così è con Maria, anzi molto di più, è più profondo. Quell'Ave Maria, prega per noi peccatori, diventa un ti amo sempre più profondo, sempre diverso, sempre più trainante. E guarda un po', verso l'infinito mondo di Dio che ci fa sentire già immersi. Allora non siete semplicemente pionieri per questo mondo, siete veramente l'annunzio di un amore al quale credere. E credere all'amore soprannaturale significa avere la garanzia della fedeltà, una fedeltà che non ti viene come una catena al piede, dove ti senti ingabbiato e costretto. Perché spesso può venire l'idea, dice, mentre si è fidanzati, è bello, tutto sembra nuovo, si proietta la vita in un rapporto sempre profondo. Quando poi l'indomani ti sposi, come si dice, dove i confetti? I difetti. Oh mamma mia, le mogli cominciano a comandare la vita, non ti puoi muovere più perché fai un passo di più, tua moglie di dove stai andando? O appena stai pensando di fare qualche cosa, di uscire con gli amici, è perché io non ci posso venire. E appena non gli apri più lo sportello della macchina, ecco, non mi dai più attenzione. Questa donna che squarcia i geni ti fa vedere un rapporto sempre nuovo, sempre più profondo, perché ad innamorarti è sempre lei che ti attrae come una calamita.
E mentre ti mostra la bellezza del suo volto, dietro quegli occhi contempli la profondità della Trinità, di una donna che ti dice: tu hai sbagliato qui, tu ti stai organizzando senza di me, tu fai questo, tu fai quello. Ma la donna che ti dice: figlio mio, ti amo da sempre, voglio riempirti la vita di amore, perché l'amore è la forza della vita. Grazie pioniere per la vostra testimonianza, per la vostra fedeltà, per il vostro esserci, per il vostro essere consapevoli che amare Maria è la vera forza della vita. Da uomini amate, da uomini fermi, sicuri, forti, coraggiosi, da uomini cavalieri che sanno anche andare incontro alla battaglia, non partendo sfiduciati, non sapendo se si vince o si perde, ma partendo già vittoriosi, perché con lei, la donna che schiaccia la testa al serpente, sappiamo di essere quella stirpe di Maria che già da Genesi, per la promessa del sovraonnipotente Dio, ci ha detto, condannando il diavolo per la tentazione apportata da Adamo ed Eva, mentre a lui diceva: sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai tutti i giorni della tua vita, e a Eva diceva: partorirai con dolore, e all'uomo: lavorerai col sudore della tua fronte. Quando annunzia Maria, dice al diavolo: io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Ecco i pionieri del Rosario, siete la stirpe di Maria, quei cavalieri pronti alla battaglia, sicuri di vincere, perché lei schiaccerà la testa e con lei saremo vittoriosi anche noi, sui nostri peccati, sull'affronto fatto a Dio di questa umanità sempre più in differenza, ma vittoriosi, con il vostro volto felice di quel ti amo continuo, di chi sa che questa è sicurezza di vita infinita, eterna e immortale. Grazie della testimonianza. Laudetur Jesus Christus. E avanti con Maria.